Buon pomeriggio a tutti quanti. Come va? Siamo qui di nuovo in Zelda. Dovrebbe funzionare tutto. Sì, esatto. Oggi dovrebbe essere l'ultimo capitolo, ma siccome siamo ormai alla fine e ci manca poco, mi sto prendendo un po' di tempo. Comunque sono 47 conchiglie su 50. Io sto cercando di ottenerle tutte, devo dire che è difficilissimo. Penso che potrei scapocciare se arrivassi tipo a 49 e mi mancasse l'ultima. Penso che andrei a tutti i costi a vedermi delle guide. Nel frattempo sto facendo con lui questi percorsi perché c'è ancora una conchiglia da prendere. La raccolta, sì. Assolutamente. Innanzitutto vediamo dove sta e voglio andare su questa piattaforma in particolare. Quindi posso scendere dalla cascata, sì. Devo andare pure lì, vedi. Vedi che sta. Eccoci qua. Dovrebbe stare qui da qualche parte, vediamo. Eccoci qua. Buono, buono. L'abbiamo ottenuta. Ora siamo a 48. Madonna, ne mancano pochissime. Però. Ops. No rampino, no parte. No, mannaggia la miseria schifosa. Scusate. Che veramente vengo. Vengo disturbato in continuazione. Mi sa che lo devo fare un'altra volta perché ormai sono troppo giù. Sono proprio controcorrente. Come sempre, lol. Va bene, lo rifacciamo, lo rifacciamo. Ma perché non va? Niente, non ce la fa, va bene. Non abbiamo raccolto molto, però, cioè, abbiamo preso la. Abbiamo preso la conchiglia, che è la parte più importante, secondo me. Ok, va bene, va bene, va bene. Sì, proviamo un'altra volta, perché a sto punto adesso voglio andare lì. La raccolta, sì. Ah, off screen ho fatto la corsa, ho fatto 2 volte il miglior tempo e semplicemente ho appunto ottenuto sia un portacuore, ecco, diciamo. Infatti adesso sono a 0, quindi ho appunto ho preso l'altro cuore, adesso ne abbiamo tantissimi. E poi mi hanno dato anche la conchiglia, quindi adesso vedi sono a 48 su 50. Devo vedere se riesco a. No, vediamo un attimo. No, andiamo più avanti. No?
Allora, ragioniamo un attimo. Ragioniamo un attimo. Ma perché? Mamma mia, posso dire che è difficilissimo. Sembra facile perché uno dice, vabbè, ho il rampino, sti cazzo. Però non è così. Oh, perfetto. No, non perfetto. Perfetto. Devo fare zig zag. Devo fare zig zag. No, 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 non così. 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 Cazzo, sembra veramente. Sembra facile, ma porca miseria. Perché non hai il pieno controllo. Fangolo. Niente, è asciuto. Vabbè, dai, 100 li abbiamo raggiunti, quindi è come se avessimo fatto tutto gratis. Ma cazzo, ma non è facile raggiungere quel posto, eh? No, la corsa. Ho sbagliato. Merda. Vabbè, vi faccio vedere la corsa. Allora, c'è un conto alla rovescia. E... sono già partito malino. Sono partito malissimo rispetto. Sì, decisamente. Trentadue, sì, il mio miglior tempo era 30. Tempo è stato non male, non male. Oh, ah, però. Sì, ma stavolta faccio la raccolta. Sì, ho fatto il 30 e da lì poi mi ha dato la conchiglia. Così, per dire appunto come ha funzionato. Ora cerchiamo a tutti i costacci. Di andare qui. No, forse non dovevo andare di qua. No, forse non dovevo andare di qua. Merda, va bene, mi sono fregato di nuovo. Vedi che sembra facile. Non l'ha fatto. Ok.
è andato anche questo. Vabbè, fa niente, dai. Abbiamo comunque fatto un bel profitto. Buono, va bene, va bene. Ma ci dobbiamo riuscire, ci dobbiamo riuscire. La raccolta. Vai. De nuovo. Ci tengo alla cosa delle conchiglie ormai. Solitamente i miei consumabili me ne frega proprio niente, devo essere sincero. Devo scendere giù, devo scendere qui. Oh, oddio. Non c'è sempre un segreto, qui non c'è. Qui allora. Ah, tutta sta fatica, no! Piuttosto qui devo vedere se c'è qualcosa a sto punto. No, piango però. Se riesco, se riuscissi. No, mi sa che non si può. Non a caso hanno messo le vedi, le pietre. Va bene, però dai, almeno questa discesa l'abbiamo valorizzata, ecco. Io veramente sono non ce la faccio più, prima ce la facevo. Com'è che? Ok. Beh, fa niente, dai, anche stavolta il profittino è stato, fa niente. Vai, 2 e 4. Facciamo un'altra volta per toglierci giusto giusto lo sfizio di aver preso tutto. Adesso devo andare qua. Vai. Ecco qui. Vai. Oh, porta cuore. Cioè, frammento di cuore. Buono, e penso che abbiamo preso tutto a sto punto. Siamo andati qua, se stati qua abbiamo preso la conchiglietta. Posto, posto. Comunque inizio ad aver paura. Perché vi spiego subito. Che c'è forse una conchiglia che mi è sfuggita. Perché adesso, allora, ho anche imparato a pescare. E se non sbaglio lì c'è ancora qualche conchiglia da pescare. Ma non so poi dove devo andare, cioè.
forse veramente rimango a 49. Buono, beh, posto. Posto. No, grazie, sono a posto così. Ora ne abbiamo 48, ne mancano 2. 49 e il 50. Io allora vado... Andiamo di qua. Comunque è incredibile che non abbiano messo un teletrasporto nella parte sud-est dell'isola. Cioè, porca puttana. Non c'è niente a sud-est. Io voglio prendere tutte 50 le conchiglie, mannaggia. Allora vi spiego, questa è una delle cose che un po' mi dispiacciono di questo gioco, nel senso che non è chiaro come pescare, io ovviamente mi baso su quello che scrivono, mettiamo peso medio. Nel senso che adesso vi spiego come funziona la pesca. Allora, proviamo a prendere il calamarcio, come la volta scorsa, adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente devo tenere... Niente. Lui è difficile. Praticamente devo tenere premuto, cioè devo premere ripetutamente. E va via. E poi quando vedo che inizia a tirare, devo lasciarlo andare. Fino a quando non si stanca, pensate. Pensate. Che metodo intelligente. Adesso devo lasciare, poi prendo, lascio, prendo, lascio, prendo, lascio, prendo, lascio. E così via, vedete? Fino a quando non si stanca. Al prossimo dovrebbe andare. Così si prendono i pesciotti. Insomma, non c'è niente. Subito. Sì, diciamo che così facendo facciamo abbastanza soldi per pescare praticamente gratis. Adesso non c'è più il, vedete, il coso. Lì c'è sicuramente una conchigliazza di quelle proprio belline. Poi un'altra conchiglia l'ho trovata qui, era nascosta qui dentro. Ma in ogni caso io non so...
potrebbe essere l'ultima. Eccolo qua, è ritornato. Vai. Pesco. Peso medio. Vai. Cerchiamo di prenderlo sto pesciotto. Potrei anche prendere... Dai, dai, ti prego. Vai, l'ho preso. Madonna, gigante. Ah, mi hanno dato l'esca pesante. Sure. Prendiamo quello là di Super Mario, che non l'ho mai preso. Non lo caga proprio. Attenzione. Vai. Preso. Il pesce smacca, quello è esatto. Oh, eccoci qua. Basta così. Ora abbiamo 49. Ne manca una. Manca l'ultima conchiglia. Chissà dove cazzo sarà mai. Sì, ma io dai, per l'ultima conchiglia non posso impazzire. Esattamente come pensavo, guarda. Perché io adesso non ho la più pallida idea di dove andare. Giuro che non ho veramente la più pallida idea. Qui non c'è più nulla, come vedete. Però vedete che lì c'è ancora il... quello che sbrilla. Ti prego, dimmi che la trovo qui. Se la trovo qui l'ultima, sono contento. Mettiamo l'esca pesante. Beh, riprendiamo di nuovo lui. No, ma come, maledizione. Basta così. Guardiamo. In una
casa, vediamo se... Allora, ripeto, se riesco a prenderlo da qui, il... le conchiglie, io sono contento. Perché me ne manca giusto una e non lo so. Vedo che lì continua a sbrilluccicare. Adesso non più. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Non c'è una partita qui, dai. Dai, facciamo che verso le 17 apriamo l'uovo, dai. Se non ce la facciamo... No, sbagliato. Ho sbagliato. Però l'ho spostato, vedete. Io però voglio quello viola. Sì. Allora, voglio andare a destra. Lo sposto. Oddio, l'ho piato veramente. Che cazzata il cuore, veramente uno si deve spendere 10 rupie per un cuore. Quattro rupie. E così mi sono risarcito. Perfetto, perfetto. Usa gallo. Andiamo. Sbrilluccica. Sì, sbrilluccica, ragazzi. Io devo prendere... Se quella è effettivamente la conchiglia, l'ultima, io piango veramente. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Non volevo, non volevo. Facciamo quella pesante. Perché questo smack è molto gigante. Ma che... come fai? No, 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 no. No, 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 no. Devo prenderlo. Devo prenderlo. E lui? Sono questi qua, sono quelli difficili. Io scommetto che loro hanno... l'ultima conchiglia. Perché ho girato il lungo e il largo e... No. Tiriamo giusto per entrare. Dobbiamo resettare un po'. Lo devo prendere quel pesce. Lo devo prendere. Ok, cazzo, è difficilissimo. Dai. Ok, il calamarcolo. Giusto? Oppure quel pesciottone gigantone. Mi sembra gigante. Esca pesante. Io voglio provare con lui. Devo stare concentrato. Donna.
Dai. Mamma mia, ragazzi. Ma questo è gigante, deve averlo lui. 26. Che coglioni, non è lui. Vabbè. Più uno di questi. Preso. Tutti, tutti, tutti. Gigante, dai. Ma non c'è più niente. Oh, hello Franks. Bisogna pescare praticamente con pazienza. Inizio a pensare però che la quinta con l'ultima conchiglia non sia qui. Questo l'avevo già preso. Basta, sì. Non lo so, amici. Però vedi, c'è ancora. C'è ancora l'aura particolare. Boh, io voglio continuare, vai. Secondo me è lo smack gigante, cazzo. È lui. Non lo vuole. Allora più prima lui. Per
vero, secondo me, è lo smack gigante. Non si avvicina mai, continua ad si allontana di più. Ok. Vai, vai, è andato, andato, andato. Buono. Preso. La pietra tessera. Arca miseria. Voglio prendere lo smack gigante prima di andarmene bene. Su. Rilanciamolo. Andiamo. È perché è troppo pesante l'esca. Forte lui, eh. Ma no, ma come? Cosa hai fatto? Dai, porca miseria. Ah, dobbiamo... Cioè, ha fatto un salto dal nulla, sto bastaso. Dai, aspettiamo un attimo e rientriamo. Quello lì è particolare. Quando fa il salto, che devo fare? Devo lasciare stare? Ma non me l'aspettavo proprio. Boh, dai. Allora, nel frattempo, andiamo alla conchiglia. Voglio vedere se veramente devo per forza averne 50. Perché piango veramente, piango. Ragazzi, io ho 49 conchiglie. 49. Ti prego. L'ultima, mi serve l'ultima, the last one. Ma dove cavolo? Cioè, deve essere per forza lì. Deve essere. Perché se no non saprei. Devo andare a vedere una guida. Perché non posso impazzire veramente per una conchiglia. Una.
Dai. E poi su 50 conchiglie non so una guida quanto può tornarmi utile, nel senso, riuscirò a ricordarmi effettivamente di essere passato da ogni punto, perché poi la maggior parte, sì, ok, che bello. E no, vedi, vedi, c'è sempre qualcosa di particolare. Mettiamo quella pesante, eh. Deve esserci lo smack gigante. No, non c'è lo smack gigante. Noi prendiamo quello gigante, che ti devo dire. Prendiamolo. E fin qui ci arriviamo. Continuiamo. Troppo pesante. No, ma perché cade troppo velocemente? Eccoci. Ma sì, ma sì. Uno di questi contiene la sorpresa, per forza. Se no non ci sarebbe Lauretta sullo stagnetto. Ok. Vai. Boh. Mia maesca, mettiamone peso medio. Ragazzi,
Ragazzi, ma io non ci sono pesci interessanti. C'è lo smack. Questi qua arancioni io li eviterei pure. Come cosa devo fare quando fanno i salti? Adesso che me le sono lasciate andare, non c'è più. No, c'è ancora. Gesù, ma che è? Ok, devo lasciare. No, allora il pesce smack è quello più... è quello veramente più stronzo di tutti. Oh mio Dio! Ok, preso. Vediamo se c'è ancora Lauretta. Sì. Mannaggia, raga. Guarda che è stressante, veramente. Io lo smack voglio, ragazzo. Voglio lui. E lo smack. E lui fa quei salti incredibili. Oddio, ce l'ho fatta con i salti. Mamma mia. Però, cioè... ma che cavolo. No, vedi. Non mi dà più niente, ragazzi. Non mi dà più niente e sono rimasto con 49 rupie. Era esattamente la paura che avevo all'inizio. Ed è una paura che è rimasta. Io adesso non so.
dopo i primi quattro livelli. Aspetta. Sto leggendo per l'ultima. Allora, vediamo un attimo. Ragazzi, non capisco. Proviamo ad andare di qua. Dobbiamo andare un attimo di qua. Danpei. Non saprei. Questo già ce l'ho, già cominciato. Ci ho messo la tessera. Ogni uscita di ogni tessera devi per forza collegare ad un'altra uscita di tessera, ovvio, no? Allora, proviamo. Adesso li abbiamo tutti. A me va bene. Allora. A me servono questi. Poi ne mettiamo uno di questi. Poi ne mettiamo uno di questi qui. Poi uno. Questi. Così. E infine. Uno di questi qua. Vai. Proviamo. Il labirinto, lo scopo è sempre quello, bisogna giungere alla tana del guardiano e sconfiggerlo.
Io me lo sono fatto, penso, il più semplice possibile. Le casse penso che si autogenerino da sole. Penso. Non lo so. Boh, non l'ho capito bene, però lo vediamo insieme appunto. Come funziona questa cosa di Dampè. Stiamo trovando soltanto rupie, quindi penso che più di così. Però stiamo praticamente sbloccando tutte. Vediamo, raga. Ah, ok. Mannaggia a me che ho deciso di... Ma io non ho la chiave alla porta. Come la apro? Ma... Cos? Ah, lol. Sarà lì la grande chiave. Cioè, si spawna da sola. Cioè, ma come funziona questa cosa della grande chiave? Ah, proprio è tutto in automatico. Bello, carino. Carino, carino. Carina sta cosa di Dampei. Quindi praticamente dobbiamo fare un po' di... giocare un po' con lui per poter forse ottenere la. Va bene, lo facciamo, non c'è problema. Mi sono messo quelli più semplici. Ho messo appunto quelli più semplici proprio per... Le basi... Ok, perfetto. Ottimo. Troppo bravissimo. A un certo punto mi sono pensato proprio... Ok. Ma dobbiamo continuare con lui, mi sa. Per avere la conchiglia. Vediamo, eh. Esatto, vedi, vedi, bisogna continuare, perfetto, ragazzi, forse ci siamo. Sono le 16.42, ce la possiamo fare. Allora, vediamo, le vedi quelle caselle dove ci stanno la serratura e gli scrigni? Là ci devi mettere le tessere che ci hanno le stesse icone. Mamma mia, come parla male questo. Le tessere segnate con la serratura hanno le porte a chiave. E perciò prima ci devi mettere una tessera con uno scrigno. Senza chiave la porta non si apre. Va bene, va bene. Va bene. Va bene. Allora, uno scrigno. E che c'è? Mettiamo uno scrignetto. Uno scrignetto, anzi no. Deve essere... Così facciamo. Dobbiamo fare anche l'entrata, tra l'altro, pensate. Vediamo un po' come sono le varie entrate.
facciamola così. Facciamola così. Poi ci serve una col lucchettino. Prendiamone una di quelle semplici. Cazzo, porca miseria, forse non c'è. Allora, ragioniamo un attimo. Sono queste di quelle che ho bisogno adesso. Così, perfetto. Poi che scenda, magari senza troppi bossi, che non li sopporto. Quello era veramente odioso, tra l'altro. E poi il forziere. Il forziere. 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 Il forziere. Il forziere. Ah, sono tutte così. Madre. Allora. Allora facciamo. Facciamo. Facciamo così. Prendiamone una. Decente possibilmente. Bene questo. Ah no, vuole il tesoro, vuole. Porca miseria. Me l'accollo, vai. Me l'accollo. E poi questo, uno di questi, semplicissimo. Perché la stanza del boss. E ci mettiamo sempre lì su. Vai. Vai, ovviamente l'ho fatto veramente semplice perché abbiamo l'uovo da fare, ragazzi. Abbiamo l'uovo da fare. Io voglio a tutti i costi la 50ª conchiglia del cavolo. Vai. Però bello questa creazione di dungeon. Peccato che forse non so se si possono inviare, insomma, come tipo Mario Maker. Non so se avete presente. Scendo qua. Dove mi porta? Scusate. Dove mi porterà mai? No, mannaggia, ma che fai? Sbagliato, sbagliato. Da nessuna parte, giusto, perché le scale, certo. Guarda che... Ecco, questa è una cosa veramente molto carina, perché ti fa capire di come abbiano fatto effettivamente il game design. E che funziona alla perfezione. Cioè l'hanno pensato bene. Anche per poter essere modulare in questo modo. Oh, ma che è? Dai, riesco a salvo. Le fatine, sì. Però prendiamo lo stesso. Ehi, fatina. A fada. Ok, ok, dai, questa mi sono detto che me la sarei accollato. Va bene. Va bene così. Me lo sarei accollato, l'ho promesso. Ma mi prende, maledizione.
Vai, andato. Accollato e terminato. Ok. Una rupia. Bellissimo, bellissimo. Non so dire, non è mai aver mai ottenuto una rupia. Qui dovrei ottenere automaticamente la chiave per la grande chiave, teoricamente. Esattamente. Perfetto, perfetto. E una volta fatto tutto, andiamo. Ho sempre, diciamo, frenzonato Dampè, però devo dire che non è male la sua idea. Due colpi. Certe teste sono fisse. Sfida superata. Buono. Troppo bravissimo. Trovata un'altra. Mentre che sotto me c'è stato attenzione. Costruiamo, dai. Andiamo di nuovo. Terzo. Terzo, terzo. Allora, vediamo. Su queste le caselle grigine in alto a destra non ci può mettere nessuna tessera. L'unica maniera per arrivare questa lo scrigno è mettere le tessere con le scale, capito? Così impari a cosa servono le scale. Facciamolo. Facciamolo. Allora, innanzitutto facciamo l'entrata. L'entrata più banale che mi possa venire in mente, che è questa qui. Poi, guardate quanto mi sto impegnando. Oh, mannaggia. Anzi, però lì c'è la chiave. Senti, facciamo così. Facciamo così. Facciamo... No, questa no. Facciamo questa. No, no, scherzo, scherzo. Va bene questa qui. La collo. Poi... La scala. Scala, poi mettiamo questa. No, scherzo, scherzo. Facciamola più semplice, per favore. Mettiamola qua così. Perfetto. Direi perfetto. Direi perfetto. Una rupia, perfetto. Fatina. Devo stare a tirare fortissimo? Cos'è? Scusate, sorry. Aia. Ok, qui c'è il boss. Ah no, dovevo correre, scusate. Andiamo.
cavalli. Ci torniamo dopo. Adesso prendiamo lo scrigno. Perfetto. E adesso possiamo andare a ritornare dove eravamo prima. Andiamo al boss. Ah, ok, ho scelto questo, ma non... infatti mi dicevo, ma che boss ho scelto? Dai, tu. No, tu. Esatto, questo l'avevamo già fatto. Vai. Ok, due, manca l'ultima volta. Andiamo. Perfetto, andate. Da qui la... Ok. Dopo bravissimo, un altro frammentino. Bene, dobbiamo fare, se non sbaglio, l'ultimo. L'ultimo. Dobbiamo fare l'ultimo. Cuore grosso. Grosso. Cuore grosso. Questa belloccia. Devi riempire tutte le caselle vuote. Così fai una bella labirinto a cuoricino. Che carina. Di caldeggio. Di sistemare bene tutte le uscite alle scale. Va bene. Allora. Dai, facciamo così. Poi facciamo. Qui assolutamente facciamola così. Questa è bella, è bella impegnativa, il cuoricino. Allora, mettiamone una qua. Diamone. Anzi, no. Sì, no, va bene così, va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. Poi. Poi, e facciamo un corridoio. No, per ora non voglio usare le scale. Poi voglio usare questo. No, deve essere a tre uscite. Esatto, questo. Poi facciamo questo, dove uno è il boss. E l'altro è... Ma sì, anche questo qua. Poi. No, non lo voglio.
poi facciamo le A2 angolari in questo modo. Prendiamo, ci prendiamo, che ci prendiamo? No, quelle no, quelle le odio. No, grazie. Grazie. No, grazie. Facciamo questo. Facciamo. Facciamo questo. Ora. Ora. Ora, 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 ora. Ora manca questa parte qui. E io penso di risolvermela allo stesso identico modo. Anche qui facciamo A4. Eccoci qua. Ragazzi, abbiamo ottenuto il nostro labirinto a cuoricino. E adesso le facciamo tutte. Perfetto. Ok, allora devo andare a sinistra, come l'ho creato io. Prima forziere, piccola chiave, buona. È bello creare dungeon però, eh? Carino, carino, mi piace. No, merda. Va bene. Grazie. Ma che... Ragazzi, non ce la faccio! Come ho fatto io all'epoca? Vai, ce l'ho fatta. Vai, altra piccola chiave. Bello che c'è proprio un algoritmo che ti dice se stai andando bene, stai andando male. No, cazzo, dovevo saltare. Perfetto, saliamo. A sinistra prima. Vai. Perfetto. Ah.
un'altra piccola chiave. Ma di qua. Prendercela. Viviamoci tutto quello che è nostro. Che cazzo? Perfetto. Wow, tre piccole chiavi. Grandi, grandi, siamo veramente bravi. Quindi quello è proprio fatto. Adesso dobbiamo scendere giù. Mannaia. C4 piedi, buono. Perfetto, adesso dobbiamo andare a destra. Perfetto. Uno, due, tre. Ok, andiamo prima di qua. Anche il meccanismo delle bombe è studiato bene, nel senso che proprio non è altro che una texture che si può attivare su tutte le pareti. Non a caso, appunto, le crepe sono effettivamente una texture. Questa non l'avevo mai vista. Non l'avevo mai vista questa cosa, va bene. Ok. Ora scendiamo verso il basso e qui dovrebbe esserci la praticamente grande chiave. Oh no! No, 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 no. Oddio lui. Però adesso noi possiamo colpire anche a distanza, quindi... Yes. Eccoci qua. Invece prima... Non potevamo colpirlo a distanza, ricordo, dovevamo usare le bombe. Grande chiave? Perfetto. Grande chiave. Vai. Grande chiave. Vai. Facciamo speedrun, dai. Vai, speedrun. Yai. Cuore grosso, sfida superata. Oh, la conchiglia nascosta. È un porta con un pezzo di cuore. Sa che si è diventato proprio in gambone. Ma voglio vedere come ti cavi a fare i labirinti a zero. Mi sei trovato... Basta, niente, ciao. Bene ragazzi, abbiamo 50, cazzo. Sì. Yeah. Ok, perfetto. Andiamo subito alla conchiglia. Ragazzi, finalmente possiamo concludere il gioco. Possiamo finire il gioco. Siamo alla fine. Siamo veramente alla fine. Siamo alla fine. Manca pochissimo. Alla fine, siamo alla fine. E entriamo e scopriamo che cosa ci aspetta. Abbiamo finalmente 50. Vediamo. 50 conchiglie.
Oddio, tu hai trovato tutte le conchiglie. La tua perseveranza è encomiabile. Che la buona sorte ti arrida ovunque andrai. E adesso, dopo così tanto tempo, il mio compito è giunto al termine. Che ci sarà mai, ragazzi? Non lo so. Quante... Tutto qui. Bene. Io non voglio dire niente. Bene, ragazzi. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Stiamo per salire all'uovo. Stiamo per salire qui, all'uovo. Ma prima... penso che andrò... eccoci qua. Monte Tamarack. Ma... vado un attimo al bagno e ci prepariamo psicologicamente. A tra pochissimo. Ragazzi, eccomi. Ci siamo. Ci siamo. E adesso è arrivato il momento di scalare il Monte Tamarack. O Tamarack, come lo volete chiamare. Tamarack. Non lo so. Non so qual è la pronuncia corretta. Ci siamo, eh? Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Suoniamo la canzone di Marin. Eccoli qua, tutti gli strumenti. Eccoli qua.
Ok, canzone bellissima, e poi ci sentiremo anche meglio, e l'uovo si sta rompendo. Ok, si è rotto e adesso non ci resta che... Ah, no, aspetta, c'è il gufo prima. Il momento giusto, il momento è giunto, il pesce vento ti attende nell'uovo. Vieni, entra nel guscio. Tu non me la racconti giusta, sai... Ok, entriamo. E questo è... Ah, no, no, non mi compare la mappa. Non è un dungeon. Ma quanto pare. Perché, appunto... Ma che cavolo? È un labirinto. Ok, ok, è un labirinto. Non c'è mappa, non c'è niente. Dobbiamo semplicemente trovare la via. Lol. Ok, e fin qui ci siamo. Come facciamo, scusa, a capire se stiamo andando giusti? Solo se vado giù, ritto del resetto praticamente. Grazie. Risuono. Non c'è niente, nemmeno non lo so. Ragazzi, non mi è mai capitato di trovarmi, a meno che non fosse stata la foresta di Ocarina of Time, però qui non c'è proprio, non c'è via, non c'è via. Adesso usciamo. Non lo so. Proviamo a parlare con Urrira, che dite? Se c'è. Se c'è. Ma a quanto pare c'è. Proviamo a chiedere aiuto. Perché, il gioco non ci ha preparati a risolvere un enigma simile. E che cosa utilizzare per risolvere un enigma simile? Andiamo qua un attimo a Baia Marta, che vedo che c'è una centralina telefonica sulla destra. E non ci ha preparati, non ci hanno preparati. Andiamo a chiedere. Magari lui sa qualcosa. Hai paura di perdere all'interno dell'uovo? Acido erbola. No, mi dispiace. Non so come aiutarti. Prova a vedere in biblioteca se c'è un libro con la soluzione. È vero! È vero, c'era un libro con le indicazioni. Qui. Andiamo. Urrira, io ti amo. Tu ci hai sempre aiutato. Meno male, meno male.
Ciao Marin! Non so come faccio a saperlo, ma me lo dice il mio cuore. Per favore, Link, non dimenticarti di me, altrimenti... Altrimenti non te lo perdono. No, 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 ti prego, non fare così che poi mi metto a piangere. Marin, no, non ti dimenticherò mai, mai. Rimarrai sempre nel mio cuore. Allora, era questo il libro. Dove mi venivano dati, esatto. Allora, facciamo. Scriviamo SX. Risegno perché a memoria è impossibile. Quindi 4 a sinistra. Poi un su. Un... No, che cazzo dico a sinistra? Manco su quasi. Quindi 4 destra, un sinistra, un su, un sinistra. E su. Quindi 4 destra, un su, un sinistra, un altro su e un altro su. Perfetto. E lo scrivo. Perfetto. Andiamo, ritorniamo all'uovo. All'uovo tigre. Ci siamo. Bello il fatto che quando prendo la ghianda, Link solleva lo scudo. Quando prendo il frammento di forza, solleva la spada. Veramente carina questa cosa. Eccoci qua, ritorniamo. Allora. Qui bisogna cadere per forza. Allora. Destra. 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 E destra. Poi. Su. Sinistra. E poi due in alto. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Il libro c'è servito un sacco. E via. Cadiamo. Scendiamo giù. Noi siamo la progenie dell'incubo. Siamo stati noi a far cadere il pescevento in un sonno eterno. Per stabilire ordine in questo mondo onirico, finché il pescevento non resterà assopito, quest'isola non scomparirà mai. Siamo noi le vere divinità di questo mondo. E non ti permetteremo di distruggerlo. Non potrai mai sconfiggerci. Che la sfida abbia inizio. Ok, vediamo che cosa possiamo fare. Allora, no, ho sbagliato, non dovevo fare nulla. Tra l'altro pensa, ti fa addirittura... Allora, vediamo un attimo cosa possiamo fare. No, questo non gli fa niente. Proviamo così, proviamoli tutti. No, anche questo non gli fa niente. E reagisce alla polverina.
Allora, stiamo attenti. Ah, non posso saltarla. Vediamo. No. Devo solo schivarla, ok. Vediamo se la polverina serve ancora. Anzi, se non sbaglio, devo magari... No, non posso far riflettere. Oh, riproviamo. Riproviamo un po' tutto. Ragazzi, però io non lo so. No. Facciamolo. E non gli fa più niente la polverina. Proviamo con questo. Questo non gli fa niente. Proviamo con le bombe, ragazzi. Non lo so se ha reagito. No. Mi sa che non reagisce. Che non saprei proprio. Le ho provate tutte. Anche questo. Reagisce. Magari colpiamola? Che dite? Bastava colpirla. No, non ci credo. Come... Ah no. E questa però come la faccio? Questa però forse con lo scudo? Vediamo. No, questa no. Ma quello come lo distruggo? Devo capire. No, mannaggia. Tra poco mi sa che userò la fatina. Amici, ma quello là a 4 come lo faccio? E questo ci arrivo. Qui ci arrivo. Adesso mi lancia sicuramente quello a 4. Ah no. Ah no no no, ok. Tanto esatto. Mi sistemo con questo. Oddio, adesso diventano tutti nemici. Ok, ok, l'abbiamo preso. Questo? Ma che... Come cazzo lo faccio fuori? Vabbè. Qua ci morimo, eh. Niente.
proveremo con il fuoco. Ma non si fa male. Non saprei. Proviamo tipo a prendergliela. Moro, cioè, ma non capisco. Usa la pomatina al massimo, dai. Allora, lui adesso la tira. Ok, tira questa... questa... alabarda. Come faccio a contrastarla? Non la posso raccogliere. Non saprei proprio. Non mi viene in mente niente. Come lo colpisco? Posso provare di nuovo con questo? Mentre lo lancio. Niente ragazzi, io non saprei. Adesso la pomatina, ma non ho la più pallida idea. Non saprei, giuro. Magari la faccio saltare la barra con la bomba. No! Non funziona. Giuro che non saprei. Devo... non... qui me la tira, no? Niente, mi faccio un sacco male. Porca miseria, ti giuro, non mi viene in mente. L'attacco rotante? Mi viene in mente solo questo. Posso provare. Quello ruota, l'attacco rotante ruota. Posso ragionare in questo modo. Il cavolo. Dai, non mi va di andare a vedere come si fa. Non mi va proprio, siamo alla fine. Però veramente cosa posso fare? Maybe you can take away this tool. Ah, with this. I can try. Nope. Non saprei. Non saprei, mannaggia. Okay. I can try again.
No, non funzionano le frecce. It's very hard. Ho provato tutto, tutto, tutto quello che c'era da provare. L'azzardo così. No, non gliene frega niente. Il problema è che non ho mai... non ho mai combattuto con un boss. Ok, I'll try now. Volevo provare a prendere i suoi uccellacci, ma... no, nemmeno... no, no, questi sono solo da schivare. Ragazzi, io non ho la più pallida idea di cosa io possa fare ora. Cioè, proprio non ho la più pallida idea. Ma perché, semplicemente perché ho provato tutto. Qual è il suo punto debole? No, no, lasciami via. In testa non lo è, nemmeno quando... quando, tipo, lui sta utilizzando, no? Il boomerang per pararsi praticamente dai colpi, no? Giusto? Ragioniamo un attimo. A un certo punto lui lancia il boomerang, quindi è vulnerabile. Ma non gli succede niente. Ha funzionato... with this, I can try. Non si può utilizzare durante il salto l'arpione. Voglio provare di nuovo con questo, ma... aia. Niente. Niente, non funziona niente. Non saprei come... non saprei come. No, nemmeno la bomba, nemmeno quella. Vabbè, io mi lascio ammazzare, li facciamo tutto da capo e vediamo. A sto punto, veramente, voglio proprio capire che cos'è che non stiamo capendo, tra l'altro in più persone.
cose che non stiamo capendo in più persone. No, niente. Niente, niente, niente. Yeah, yeah, sure. Help me if you can. Tanto adesso muoio. Quindi rifacciamo da capo. Continuiamo, rifacciamo. Allora, vado intanto a recuperarmi un po' di vita. Ragazzi, è stato... boh... strano. Nel senso che... sono un po' così. Nel senso che, caspita, mi dispiace il dover addirittura... diciamo, ricevere un aiuto. Aiuto in chat per risolvere insomma questo enigma. Allora, quando ho fatto l'attacco ok, a quanto pare funzionava con la sprint. Avevo provato tutto tranne lo sprint, pensate, tutto. Tutto tranne lo sprint. Ok, ok, thank you. After I'll try it. Allora. No, no, questo. Ok. Perfetto. Ero qui a prendere un po' di fate. Di fairy. Some fairies. E già che ci siamo. Già che ci siamo, andiamo qui a prendere la pomatina. Ecco qua. Ora abbiamo la pomatina, siamo la pomatina e siamo pronti per... ma d'altronde è così, d'altronde è così, cavolo, le ho provate tutte, l'unica cosa che proprio non ci avevo pensato è stato l'attacco. Ma perché d'altronde se lo sprint non dovrebbe essere così rilevante, in quanto tu con la spada comunque, se fai un attacco circolare dovresti comunque prenderlo. Proviamo. Ok, dobbiamo fare di nuovo l'enigma. Quindi, destra. No, questa è sinistra. Destra. 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 E destra, poi su, poi sinistra e poi due volte in alto, uno e due. Eccoci qua. Adesso c'è di nuovo la cutscene, ma noi skippiamo. Ah, non si può skippare, va bene. Adesso lo rifacciamo. Venticinque. Mi devono bastare.
Ok, 21, eh. Ok, ok, ce la faccio, ce l'abbiamo fatta. Oh, thank you, Franks. Era finto. Ok. E adesso passiamo al terzo livello, dove praticamente dobbiamo fare a quanto pare uno sprint. Ah no no no, questo era l'altro. Adesso qua impazzisce. Ok. Eccoci qua. Adesso lui lancia la alabarda. Az mi prende pure. Ok, 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 capito. Preso due volte. Dai, ma come potevi capirlo? Cioè, se non provando tutto, non c'è un dettaglio che ti faccia dire vuole lo sprint. Dai, questa è la terza volta che lo colpiamo. La quarta mi sa che dovrebbe cedere. Quarta, quinta. Ok. Vediamo cosa vuole adesso. Oh shit. Adesso. Ok. Adesso questo vuole. Mi fai fare. Ok. Aspetta che. Aspetta, chissà cosa vuole fare. Occhio, occhio, occhio. Saltare. Ok. Ma quanto ne vuole ancora? Ancora, va bene. Diventa sempre più veloce. Facciamo anche l'altro. Vai, meno male. Preso. La nostra isola e il nostro mondo, tutto svanirà nel nulla. La nostra isola. Il nostro. E poi basta. Ok, l'abbiamo fatto. Il gufo dice: oh Link, sei riuscito a sconfiggere gli incubi. Sali le scale di fronte a te. Ok. Ok, stiamo scalando. Le scale. E adesso? Ragazzo, no. Eroico Link, sei riuscito nell'impresa di sconfiggere gli incubi.
la tua saggezza, la tua forza e il tuo coraggio, quindi la Triforza, dimostrano che sei un vero eroe. Io sono una parte dello spirito del pescevento. Ah, vedi, nascondeva qualcosa. Il mio compito era quello di proteggere questo mondo onirico durante il suo sonno. Tuttavia, fallì quando un giorno, da una crepa nel sogno, si insinuò un incubo che iniziò a corrompere l'isola. Poi arrivasti tu, Link, araldo del risveglio. Io ho sempre creduto in te. Sapevo che non ti saresti lasciato sopraffare dagli incubi. Sapevo che eri forte e coraggioso. Grazie ancora, Link. Adesso il mio compito può dirsi concluso. La mia essenza farà ritorno al pescevento. Addio. Quindi, ok. Eccolo qua. Eccolo qua, il pescevento. Io sono il pescevento. Quanto tempo è durato il mio sonno? In principio sognai un uovo. Da quell'uovo nacque poi un'isola intera. Essa si popolò di creature di ogni tipo, tra cui anche la nostra amata Marin, e si generò un mondo intero. Ma tutti i sogni sono destinati a finire, perché tale è la loro essenza. No, dai, piango. Ecco, è esattamente quello che ci dicevano i nemici, cioè alla fine avevano ragione. Al mio risveglio, Kovalind non esisterà più, ma di essa resteranno i ricordi vividi e reali nella mia mente e nella tua. Forse un giorno ripenserai alla tua avventura su quest'isola e, così facendo, manterrai in vita. E saranno proprio queste nostre memorie, la vera terra dei sogni. Grazie, Link. È giunto il momento. Svegliamoci insieme. Forza! Suona la canzone del risveglio. Oh no. Tutto sta sparendo. Tutto sta sparendo. Ogni zona di quest'isola. No, Tarin. No, Tarin. Ecco, so già. Esatto. Marin. No, Marin. Eccola qui. No. This is sad. Ah, ok. Diventa un anime. Ok. Bella. Bello il finale in anime. Bellissimo. Bellissima idea. Stiamo sentendo la canzone. La voce di Marin, la sentiamo, la stiamo sentendo. Eccolo qua il pescevento. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo finito.
l'ultimo, diciamo, capitolo di Zelda uscito per Nintendo Switch. È molto, molto bello, molto bello. La storia originalissima, ovviamente non è... Non abbiamo a che fare con Ganon e con tutto, no, con tutto quello che è sempre stato The Legend of Zelda, ma questa volta abbiamo a che fare con una storia completamente diversa, che è uscita per Game Boy. Un gioco che è stato apprezzatissimo per Game Boy, tant'è che è stato poi portato su Switch. Allora, ovviamente è un Zelda vecchio stile, no? Con i dungeon vecchio stile, le chiavi. Oh, thank you, Franks. Thank you for all. It was a pleasure. E niente, stavo dicendo che praticamente questo è un Zelda vecchio stile, nel senso, con i dungeon vecchio stile, quindi c'è il dungeon che ti dà un qualcosa, questo qualcosa ti servirà per la fine, ci sono, ogni dungeon ti dà un'abilità diversa da poter, per poterlo appunto superare, quindi il poter sollevare alcuni massi, il poter accendere il fuoco a distanza, insomma, è un Zelda vecchio stile. E questo piace un sacco, soprattutto con questa grafica originale. La grafica a 10 comunque, grafica veramente 10, 10 più. Vince tutto, vince veramente tutto. La grafica di questo gioco. La storia pure è originalissima. L'unica cosa che appunto, diciamo, ho apprezzato un po' per me, innanzitutto sono i gufi. Cioè non il gufo quello grande, quello che con cui parlavamo, ma i gufi, quelli lì con il becco, quelli dove dovevi trovare il becco per farli parlare, e loro ti davano una sorta di indizio per poter risolvere i dungeon. A me quella parte lì non mi è piaciuta molto, a me i gufi non mi sono piaciuti, anche perché continuo a pensare che probabilmente c'è qualche errore di traduzione, infatti molte volte io li seguivo alla lettera e venivo fregato. E poi, ah, attenzione. Puoi salvare i dati? Siamo riusciti a finire questo fantastico gioco. Che dire, è stato... L'abbiamo innanzitutto platinato praticamente, perché per il semplice fatto che abbiamo preso anche tutte le conchiglie, tutte quante. Giusto, stavo dicendo dei contro, che secondo me gli unici contro che ci sono stati all'interno di questo gioco sono tutti dovuti al... quando proprio non è chiarissimo quello che devi fare, perché non c'è quel dettaglio che ti fa dire ok, devo fare così. E molte volte arrivi appunto all'ultimo che dici ah ok, era così che dovevo fare, non c'ero arrivato. Comunque abbiamo fatto solo 14 morti, penso sia più che giusto. È anche vero che c'era la pomatina del centro benessere, che effettivamente ci ha aiutati molto. E poi appunto anche le fatine, dove abbiamo scoperto che spawnano tantissimo nella zona del cimitero, e anche quella cosa lì ci ha aiutati un sacco. Tutto sommato è stato veramente, veramente, veramente bello. È stata anche la mia prima esperienza di portarlo in live. E si può fare tranquillamente.
alla fine l'unica cosa che è conveniente fare, diciamo, offline, cioè off screen, è appunto la ricerca delle cose poco chiare, cioè poco interessanti, che magari possono annoiare a furia di vedere il gameplay, ovvero le conchiglie. Le conchiglie sono state, diciamo, è stata la parte più lenta del gioco. Quindi, insomma, è stata quella la parte che ho fatto, l'unica parte che ho fatto off screen. Tutto il resto invece è stato godibile completamente dall'inizio alla fine all'interno di questo meraviglioso gioco. Meraviglioso. Se lo consiglio, sì, lo consiglio. Ovviamente per i veri veterani io lo consiglio tantissimo. Per chi vuole approcciarsi per la prima volta all'interno della saga, pure. Pure, ma io penso e continuo a dire che secondo me i migliori giochi di Zelda per poter entrare all'interno della saga sono, secondo me, Zelda vecchio stile, non quello 3D tipo Breath of the Wild, Twilight Princess, Wind Waker. A Link to the Past di SNES, dello SNES, e The Legend of Zelda Minish Cap del Game Boy Advance, ma se lo si può trovare anche nella Virtual Console del Nintendo 3DS. Quindi ecco, se devo dare un consiglio, dico sempre di iniziare con quello. Ma comunque non è affatto male poter iniziare anche da qui, anche perché questo è un gioco fresco, è un gioco bello, e sono curioso anche di sapere cosa ne può pensare, insomma, un utente non proprio veterano, ecco, all'interno di questa saga. Dunque, ragazzi, la live va avanti perché sono le 18, quindi abbiamo ancora un'oretta di live. E quindi noi cambiamo gioco. Per chi invece non interessa altro, oppure sta vedendo da YouTube o in differita questa live, ringrazio tantissimo per appunto averci seguito. Quindi grazie ancora e mi raccomando, non perdetevi gli aggiornamenti, anche perché adesso penso che da mercoledì continueremo con Watch Dogs.